una mattina presto lì sentiamo improvvisamente bussare alla porta, pom, pom, forte. Apriamo, erano i tedeschi. Io ero in Grecia il giorno dopo passione, c'era venuto a vestigio, i tedeschi ci hanno preso. Erano i tedeschi, raus, raus, fuori, raus, raus. Io, un papà, mi molto che ero piccolissima e avevo solo in casa fratello, mia sorella e mia mamma, noi quattro. E con i muschetti sono andato a guardare dappertutto, poi hanno detto raus, ha mandato via mio fratello. Ci hanno preso il prigioniero e ci hanno portato in Germania piano piano col treno, da mangiare niente, da bere niente, chiusi nei vagoni da bestie. Però non erano di quei tedeschi come i nostri avevamo le camicie nere, non erano quelli con la divisa del Führer e non erano cattivi, erano come i poveri nostri dell'esercito. Giorno e notte, 15 giorni abbiamo viaggiato, andare giù da Mestre, siamo in Jugoslavia, Albania, Ungheria, Romania, Bulgaria, finché siamo arrivati in Grecia. 15 giorni. E 15 giorni abbiamo usato per venire su. Ci portavano in Italia, invece hanno sbagliato il binario. Ci ha portato in Germania. Viene la voce che la tal domenica faranno una partita di calcio. Però le voci sono arrivate da noi, a casa, che è stato un trucco per adunare tutta la gioventù a permettere questa gara di calcio, no? Per prendere tutti i giovani in trappola. Allora tutta la gente attorno a correre vicino al campo sportivo, siamo arrivati davanti al campo sportivo, c'erano tutte quelli penso della SS che li facevano uscire dal cancello 3x3 e parte per parte avevano e questi con il moschetto, come si chiama, spianato, che se qualcuno tentava di fuggire lo uccidevano, e tutta la gente parte per parte dei marciapiedi che piangevano e vedevano i loro figli, e fra loro c'era anche mio fratello. Allora, come c'è un bambino anche in Germania, eravamo andati da trovare nominato in tutto il mondo, dove c'era il forno a fare forno a gas per metterci tutti dentro. E poi un paio di giorni siamo andati da un'altra parte. Di lì abbiamo fatto 20 campi di concentramento. Ogni campo stava un paio di giorni e poi si partiva di nuovo. Cercavo da causa. Poi Buchenwald, mi ricordo, è Auschwitz. Auschwitz si trova in Polonia. Mia mamma è corsa subito dal padrone dicendo che avevano preso Angelo, si chiamava, che andasse, che lui sapeva tedesco, che andasse dal
capo, quello che era là, a dire che le occorreva come lavoro, e in più aveva un fratello già morto. Si è andata bene e ad ogni modo il mio fratello è rimasto vivo. Finché poi siamo arrivati alla destinazione. Da mangiare mai, da bere niente. Questa è la vita che abbiamo fatto, più brutta che era possibile. Ho fatto fotografia, ho messo ognuno di alluminio, il numero che lo davo, e ci chiamavano solo a numero. No. Le guerre sono un veleno per tutti. Se non faceva la guerra, eravamo ancora poveri, però avevamo pensato alla vita più comoda, più civile. Abbiamo visto un tedesco, un giovane, metti sui 16-17 anni, con la cosa mimetizzata con un vestito, e aveva in mano una bomba. Dietro di lui, che venivano giù dalla collina, c'erano i partigiani, tutti quei muschetti in fretta. E noi italiani ci faceva così pena sto ragazzo, che dicevamo tutti in fila, corri, corri che non ti prendono, corri, corri che ci sono gli americani in castello. I ragazzi sono buoni quando vedono un ragazzo anche straniero, che colpa ne aveva se la guerra l'ha portato a quel punto.